Messere, madame, buonasera. Abbiamo concluso questa, direi, splendida tre giorni urbinate con la prima edizione della Festa in Armi. Concedetemi un po' di stanchezza, ma anche grande soddisfazione. Abbiamo cercato di portare a tutto il pubblico che è venuto qui delle emozioni vere, fatte di spettacoli di cui abbiamo visto la qualità, ma anche lo spessore degli artisti che siamo riusciti a portare in questa città. Sono nostri pezzetti di cuore, sono quegli artisti che da 10 anni troviamo nelle manifestazioni, loro ci ospitano nelle loro e ci fanno sentire vivi e forti, perché la nostra è l'arte del combattimento. Loro hanno portato in Urbino la loro cultura, le loro storie, regalando a questo pubblico meraviglioso una tre giorni, secondo me, importante. Diciamo che è un primo punto d'inizio, e quello che voglio dire è che in questo caso si è respirata storia e cultura, e sono due parole importantissime, perché una città come Urbino deve soprattutto e veramente vendere queste due parole. Vendere forse è una parola brutta, ma quanto si vendono le cose col cuore, le cose possono riuscire, ci si può credere, e sostanzialmente penso che l'obiettivo più bello che è stato raggiunto è proprio quello di vedere come una compagnia del nostro territorio, una compagnia di Urbino, sia arrivata a poter fare, grazie anche alle proprie amicizie, ai propri rapporti, portare nella propria città questa piccola perla. Torno a dire le tre parole che ho detto in queste tre giornate. Questo è il Montefeltro, questa è Urbino. Grazie e buonanotte.